Italia? No, oh, no, non mi piace. Guarda, meglio di così. Ma che pagina siamo? Meglio. Abbiamo finito la 141. Io la rifarei questa. No, no, guarda, come facciamo? Finito. Scusa Piero, non è possibile. Faccio, l'abbiamo pagato per un'ora e mezza, adesso dobbiamo andare in pausa. Sì, vabbè, allora chiamiamo... Ecco, bene, rifacciamo... No, facciamo l'accento e la fai tu, eh? Allora ci prepariamo in quel senso. Questo film qual è? Il Capezzolo d'Oriente? No, si chiama I metalmeccanici hanno pochi fucili. Ma insomma cosa devo fare? Mi devo ammazzare qui? Devo andare lì sotto i cipressi? Giuliano Gemma, dico, viene sempre doppiato da un'altra persona. Io invece no, sono io che parlo, è la mia voce, io mi doppio da solo. Sì, io ti voglio bene, ma francamente fare l'aiuto regista con questi turpi, il cinema italiano è... Italiano è razzista perché se la prende con i vecchi, gli omosessuali, le donne brutte, gli strabici, gli storpi, no? Sì, invece contemporaneamente c'è tutto un altro cinema di idee che sta venendo fuori, si sta facendo le ossa, sta crescendo. Ho vinto 2 premi di bellezza al mio quartiere, ho fatto gli angioletti di Natale, la mia faccia non interesserà mai nessun regista al mondo. Stasera potremmo andare da Mario il Marsigliese. Ma non ti sei accorto che fanno dei bistecche così grosse? 200 lire. Non hai dei sospetti, no? Allora in pizzeria? No. Cinema? No, cinema. Un altro gelato? No. Bottiglieria? No. Andiamo a trovare Alfredo? È morto Alfredo. Alfredo? Ma da quando? 3 anni fa. Madonna mia. Buon appetito. Ciao. Non ci crederete, ma oggi davanti a una scuola ho visto 2 giovani che si baciavano. 2 giovani. Un ragazzo con un altro ragazzo. Come sta la Silvia? Silvia, non la Silvia. Mamma, fortunatamente siamo a Roma, non a Milano. La Silvia, il Giorgio, il Pannella, il Giovanni. Cacare, non cagare. Fica, non figa. Michele, per cortesia. No, non sono parolacce. Questo è il linguaggio di noi giovani. Noi giovani parliamo così. Ma quanto sei scemo. Questi sono i risultati di un'educazione repressiva. Pensa a cosa saresti diventato tu se avessi ricevuto un'educazione più moderna. Scusate, vado a fare una telefonata. Scusa, rumore. Grazie. No, veramente, non mi va. Ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri, non... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. E io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. Sì. Ciao, arrivederci. A casa non aiuto mai, non sono buono a fare niente, resto così. Senti, aspetto gli altri, vai via per piacere. Non faccio mai conoscere tra di loro le persone a cui tengo. Non voglio che vi incontriate, non vi dovete conoscere, vattene. Oh! Oh! Stai da solo. Stai da solo, vattene allora. No. Questa mi è proprio piaciuta, la ripetiamo. Oh! Oh! Stai da solo. Stai da solo, vattene allora. Ciao. Ciao, era meglio l'altra. Come ti vanno gli esami all'università? Così. E i tuoi?
non c'è niente al cinema, eh. Si può andare solo al Cineclub Montesacro Alto. È lontano, non è lontano. Sì, è lontano. No, non mi va di venire al cinema, vado a casa. Ciao. 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 Va bene, ciao, eh. Ciao. Ciao. Via Gian Giorgio Trissino. Via Lorenzini. Via? Via Emilio Praga, 9. Via Emilio Praga, tavola 5 a 1. Via Cesareo, via Fleres, piazza Gozzano, via Emilio Praga. Numero 9. Alfredo. Vito, sei sicuro? È iniziato prima tempo. Aspetta. Buonasera. Buonasera. Ma che c'è? Non far finta di dormire. Mamma, non far finta di dormire. Cosa è successo? Niente, niente. Adesso sono le 2. Mauro è arrivato alle 10. Erano 4 ore che stava parlando con Valentina. Papà, ma così per scherzo, è andato di là a dire che era tardi, che domani Valentina doveva andare a scuola. E allora Mauro se n'è andato, anzi è passato anche a salutarmi. Valentina ha fatto una tragedia perché dice che erano mesi che non riusciva più a parlare con Mauro. E così, niente. Perché hai cacciato di casa Mauro? Nessuno è mai stato cacciato a pedate da questa casa, mi pare. E allora? Su, Valentina, adesso basta, ti prego. Ma se avere un rapporto con Mauro significa star male, un giorno sì e l'altro no, ecco, allora io preferisco che tu non ce l'abbia, questo rapporto. Che ti impicci tu dei rapporti che ha Valentina? Valentina, di a tuo fratello se ti ho mai chiesto qualche cosa. Sì, c'ha ragione papà, sei tu, Michele, che stai sempre... Io? Io? Questi erano gli Yardbirds. Ora abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, come ti chiami? Mario. Ciao Mario, come stai? Come sto? Sto male. È una carica molto negativa oggi, eh? Diciamo che al limite sto così. Però io sentivo che le risate tue, lui che cercava di essere allegro, lo capisco. Perché io ho fatto finta fino a un paio d'ore fa. Io sono rientrato da 2 ore e ho fatto finta. Ho fatto finta! Adesso, la mattina, quando esco, faccio finta. Vado a prendere un caffè e faccio finta. Fumo una sigaretta e faccio finta. Dico 2 parole in una certa maniera e faccio finta. Stasera un'altra mazzata l'ho avuta tipo facendo un incontro. Ho incontrato un etiope, un mio amico, studente universitario, etiope. E ci siamo incontrati dopo diverso tempo. Lui adesso ha preso la laurea, eccetera. E ci siamo trovati a parlare della situazione. E io lì facevo finta. Quando è nato Leopardi? 1814. Il tema che danno quest'anno è su Manzoni. Allora, qui ora noi facciamo il tema su Manzoni. Ho telefonato in Argentina. Manzoni, sicurissimo. Il tema che danno è su Manzoni. Sì. Quali sono i presidenti della Repubblica dalla sua fondazione ai giorni nostri? De Nicola. De Nicola, Burnici, Facchetti, Bedin, Guarneri, Bicchi, Jair, Mazzola, Cappellini, Suarez, Corso.
Ciao Carla. Ciao, come stai? E vi toccate sempre tutti quanti, va brancicate. Sempre, tutti quanti. Per me abbracciarsi ha un significato ancora ben preciso. Vale anche per te. Posso sapere anch'io cosa sta per succedere? Mamma, non far finta di niente. No, vorrebbero occupare. Ma ormai siamo alla fine. Secondo me, questo non è il momento adatto. È un periodo di tale confusione in tutte le scuole. Ma che stai dicendo? Perché parli? Perché parli? Sì, prendete in giro. Tanto i miei discorsi non li ascolta mai nessuno. Tanto qui io sono quella che non capisce mai niente. E se me ne andassi di casa, che cosa farete? Rispondete. Me ne andassi? Va bene. Vabbè, vogliono occupare. Sono 10 anni che si fa, cosa c'è di strano, cosa c'è di nuovo, vogliono occupare. Certo, certo. Ah, non si può nemmeno parlare adesso qui. No, no, parlate. Ah, qui adesso non si può nemmeno parlare. Calmati. Ah, qui non niente, però tu. Ah, qui non niente, però mai. Ti fa piacere, come sei contento che tutti ce l'hanno con te. Ti piace fare la vittima, eh? Ti piace, eh? Non lo so, non riesco a capire. In quale posto mai accadono queste cose? Minimo di... Ma lo sai com'è fatto papà? Forse hai ragione anche tu, gli piace sentirsi un po'... non capito. Però pure tu. Michele, dico a te, dimmi qualcosa, rispondi. Non parli, non ci fai niente. Non so niente di te. Non so niente di te. Insomma, quando è che ti sposi? Questa sera abbiamo una musica eccezionale sotto le stelle. C'è ora una telefonata. Oggi ho rincontrato l'amico mio Etiope. Sto a pezzi qui sul letto. Poi prima ero andato a mangiare in uno di quei ristoranti, anche per condizioni di lavoro, no? Poi guarda, non ti dico la dissociazione mia che è arrivata. È arrivata ai massimi dei massimi la dissociazione mia. Adesso Gianni è pure bello. Ammazza. Mi piace. Guarda che di belli come Gianni, da Upim, ce ne stanno 100, verdi, gialli, a pois, a pallini, a rigoni, a strisce. No, dai, piace anche a Dada. Tutti i tipi. Dada, già, Dada, Deda, Dudu, Dudu, Dinda, Danda, come stanno tutti i tuoi amici? Sempre ossessionata dal conoscere gente. Come quando incontri quelli sui treni e vogliono stare tra la gente, bisogna conoscere gente. Poi scopri che la gente sono sempre i giovani, e vive i giovani. Il nostro non è un rapporto nuovo, non è un rapporto. Aspetta, che questa è una frase storica, me la voglio proprio segnare. Ma qui da Tovarie nei camerieri. Ti è mai capitato di fare un film in cui si fa pubblicità a una marca di sigarette e l'attore e il regista si spartiscono i soldi e uno fa, vuoi una sigaretta? E Manfredi, che è il più sfasciato di tutti, fa, vuoi una sigaretta? Pure con quella bestia di scenografo hai fatto l'amore, c'ha 3 figli. La moglie sta a casa con i figli, lavora e lui fa il cinema. Fa il cinema e scopa, e sai cosa dice agli amici? Mica dice abbiamo fatto l'amore, abbiamo scopato, siamo andati a letto. Sai come dice? Me la sono scopata, così parlano tra loro. Capito? Tu sai ricordare ai suoi amici così, quella lì me la sono scopata. E mi sudano le mani, mi sudano. Dove l'avete fatto? In albergo. Camera tua o camera sua? Sua. E dove ti volevi ammazzare? Perché mi andava. Ti andava, ma che senso ha, che senso? Dopo l'hai rivisto? No, dopo il film no. Piangi? Eh?
piangi forte, piangi parecchio. Così andiamo uno pari con quello mio dell'altro giorno, eh? Abbracciami. Forte. Piccola, perché piangi? Perché sono un grande artista? No, guarda, per quello che dici c'hai ragione. No? Parlare per capirsi. Sì, per capirsi che poi. Far venire fuori le cose importanti di noi. La famiglia. Certo, il rapporto con i genitori. Sì, a queste nostre riunioni facciamo venire anche i genitori. I genitori? Ma non hai capito niente. No, qualche genitore. Ciao. 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 Che fai? Vado di là. È una mia amica di Napoli. Sta a Roma, cerca casa. Mi sembra che abbia un lavoro, ma non so. Ma da quanto è qui? Da un po' di tempo, ma... ecco... sta male. Come? Ha dei disturbi. Disturbi mentali. Non è che ha le crisi e spacca tutto. Sta male. Penso sia schizofrenia. Che cosa fai? Eh? Che fai? Quello adesso? Sì, adesso. Che fai? Studi? Non lavoro. Però adesso non devo trovare un altro. E tu che fai? Io studio. Questa occupazione deve essere preparata con la massima cura e precisione. Giovanni telefona domani alle 8:15 a scuola e blocca il telefono. La prima squadra entra dentro scuola e arriva fino al secondo piano. La seconda squadra, composta da Francesca, Andrea, Umberto, Carlo e Valentina, si ferma sul portone e spiega i motivi dell'occupazione. Adesso abbiamo fatto le squadre. Chi porta il pallone? Oh, piano. Guarda, sono 5 anni che tento di occupare scuola. E adesso? Manca una settimana alla fine della scuola. Ma non c'è niente. Finiamo la riunione. Ci occuperemo oggi. Secondo il nuovo regolamento, il quarto ginnasio non può fare gite, il quinto può fare una gita di un giorno, il primo liceo una di 2 giorni, il secondo 2 di un giorno e 1 di 2, oppure 1 di 3, il terzo 2 di 2, oppure 1 di 4, o 1 di 3 e 1 di 1. Il portone chiuderà alle 8:35, saranno necessari dei permessi per raggiungere piani diversi durante l'intervallo. Ma dove sono capitata? Cosa stiamo facendo? Cosa fa quel signore laggiù, disteso tutto sopra un banco? Dorme, mamma mia, c'è pure uno che dorme. Ma di cosa vogliamo discutere? Vogliamo far vedere che la scuola incomincia a funzionare da queste fesserie? Dal fatto che ci sarà qualche bocciatura in più? Saranno cretini perché siamo alla fine della scuola. Ma allora fanno bene i nostri ragazzi a occupare. Fanno bene! È proprio necessaria questa benedetta occupazione. Ma... a questo punto non sarebbe meglio rimandarla all'anno prossimo? Insomma, abiti. Parliamo un po'. Parliamo? Ma perché non esci mai? Sei sempre in casa. Potresti andare al cinema, non so, a teatro, fare qualche cosa. Potresti vedere quella tua amica. State sempre là, parlate di viaggi, fate progetti, poi non fate mai niente. Michele, vediamo se te abbiamo gli stessi gusti. Di quelle 3 ballerine a me piace di più quella destra. A te? Ciao.
Come sta andando? Quanti siete? Ah, sta andando bene. Senti, vieni qui domani a pranzo, ne parliamo un po', eh? Ecco mamma. Ma perché devi fare le cose sempre troppo presto? Tuo fratello era molto più grande. Devi stare fuori tutta la notte per forza? Non possiamo passarti a prendere verso le due? No. No. No, no, era solo per esprimere un'opinione. Senti, me la passo un momento. Fai quello che vuoi, come hai sempre fatto. Ciao, ti passo papà. Valentina, tu ormai sei grande, o comunque lo vuoi apparire. Hai preso questa decisione, ci avrai pensato. Saprai certamente che è una cosa fuori della legge. Ma lasciami parlare, scusa. Tu occupi la scuola, lasciami almeno parlare. O neppure questo. Comunque, con la mamma hai già parlato. Sai che mancano pochi giorni alla fine della scuola e... fai tu. E scuola, hai paura che faccia l'amore? No, tu non hai capito proprio niente. No, sei tu che non hai capito che se lei vuole lo può fare la mattina, al pomeriggio, a casa degli amici, fuori, dove le pare. Quanto sei stupido. Adesso decidi tu quello che penso io. Che cosa ne sai tu? Insomma, questa casa è un bordello perché vi lascio fare tutto quello che vi pare. Litigo con papà. Vi difendo sempre. E una volta almeno che chiedo una cosa, una volta sola. Per esempio, in questo nuovo tipo di occupazioni, la notte, che fate? Ballate, cantate, scherzate, la notte? Guardate che io vado sulla fiducia, non la conosco questa signorina. Sì, sì. Sì, sì. Mi associo giusto per amicizia. Non ti preoccupare. No, no, non ti preoccupare. Voi l'avete vista una volta sola. Io non l'ho mai vista. Ma. Dedicato a Diana da parte dei notturni maestri cantori. E l'Ocean le stelle, dalla Tosca di Giacomo Puccini. Seconda parte, canta José Carreras. Di tutte queste telefonate che le fate in continuazione. Non è contenta. Perché andateci a parlare, non lo so. No, ma forse non è chiaro il significato. E noi lo facciamo così. Guarda che all'inizio nemmeno i dadaisti erano capiti. Mirko, ma questi amici tuoi. Scusa, che ti sei arrabbiata? Ma no, guarda che è una cosa così innocua. Ci sembra anche simpatica. Certo, ora tu dirai che siccome è una donna sente questo scherzo come una violenza. Non c'entra niente. Ursula Andress, Corinne Clery, Sidney Rome e Florinda Bolkan ne vanno pazze.
Charlotte Rampling ne ordina 20 paia per volta. Le femministe la considerano ormai una divisa ufficiale e, dicono, una formidabile arma di difesa. Ormai un paio di zoccoli ce l'hanno tutte. È Telecalifornia. Telecalifornia per i giovani. Siamo al Capricorno, un nome che senz'altro questi ragazzi hanno scelto per sottolineare la loro volontà di incidere nella realtà in cui vivono. Ecco qua l'organizzatore, il direttore del Capricorno. I giovani tornano alla coppia. I giovani abbandonano la coppia. I giovani tornano alla coppia. Stanchi di discorsi fumosi, impregnati di ideologia, si sono riuniti in una cooperativa. Prezzo della tessera? Solo 1.000 lire. Durata? 6 mesi. E ogni socio può intervenire attivamente in alcune manifestazioni previste, come videotapes. Videotapes, cinema, danza moderna e primitiva. Danza selvaggia. Teatro, animazione, conferenze, dibattiti. Ritmi, ritmi. Qui la dimensione privatistica della cena fuori casa è aspramente criticata. Tutti mangiano insieme in enormi tavolate, dove riconoscono vecchi amici e ne conoscono di nuovi, che poco prima ignoravano. Ma ecco laggiù un bel tavolo di giovani. Corriamo ad intervistarli. Guadagniamo il loro tavolo. Chi prende la parola? Vito sa fare molto bene il giovane. Dici, Vito? Sì, noi stiamo bene, stiamo insieme. È bello stare insieme. Non siamo più gelosi, non siamo più egoisti. Adesso, per esempio, andiamo a prendere un amico nostro e poi tutti insieme andiamo a Ostia a vedere l'alba. Ma non potremmo, intanto che aspettiamo l'alba, iniziare quelle riunioni di cui parlava Mirko? Parlare di noi, dei nostri rapporti con le donne, parlare di noi. A me la cosa interessa molto, però sono un po' imbarazzato. Io qui sembro l'unico... Scusate, ma io sono contento. Mi piace il lavoro che faccio. Sto bene con Flaminia. Dite voi, che ne so. Io sa... Il bancone su cui poggiava, la vetrina dei sandwich e la macchina per gli espressi somigliava alla cassa da morto di mia nonna e per un attimo la sentii sepolta lì, nel ghiaccio, in mezzo ai Campari Soda. Hasi Nacht, Heinz, Hamanais. Sono stanco di questi film in cui ci stanno i tedeschi con la moto col sidecar che curvano prima di frenare. Grandi saloni, drappi. Grandi saloni, tutti nudi, imbriachi, che suonano al pianoforte, melodie. Tutti bambini, donne nude, tutti imbriachi. La notte, lì dentro, lì sotto, era gialliccia, solida. Una crema di batteri, di virus, di germi ingrassati che noi frullavamo con le pernacchie dei nostri scappamenti. Per cortesia, basta. Basta. Quello che scrivo la notte, riletto la mattina dopo, già non mi piace più. Perché? Dovevo nascere 100 anni fa, nel 1848. Le barricate a Lipsia. A 22 anni avevo già fatto la Comune di Parigi. Adesso... impiegato parastatale, con tutti i colleghi che passano tutte le ferie a seguire tutti i festival dell'Unità, con i balletti della Moldavia e con le cioce importate dall'Ungheria. Gino Paoli, Pinocchio, Mike Bongiorno, Marilyn Monroe, Altafini, Gianni Morandi, Gianni Rivera, hanno avuto una funzione negli anni 60. Ma che stiamo facendo? Ma che sta succedendo? Ma quando vedremo il sole? Sto male, c'ho pure freddo. Thank you.
bomba! E che 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 bomba! Scusi, signorina, per cortesia. Aspetti un momento. Senta, si accosti un momento, ma che cosa devo fare? Io voglio che mi ammazzi qui o che vada al marciapiede di fronte? Non c'è un ruolo per me in questo film. Eppure, mi guardi, mi osservi. Il mio volto ha mille espressioni, no? Io posso fare di tutto, poi anche posso tingermi i capelli di biondo, posso abbassarmi, posso alzarmi, posso fare di tutto. Se c'è un film sui sequestri, io mi taglio un orecchio. Sì. Little Tony è pazzo. Allora parti, lo fate fuori Roma questo film? Sì. Parti? Sì. Sì, ma perché non resti? Perché ci dobbiamo lasciare? Ma chi l'ha detto? Cosa chi l'ha detto? Che ci dobbiamo lasciare. Silvia, resta, poi leghiamo anche sessualmente. Ma quando i miei non mi mantengono più, che cazzo faccio io? Silvia, bravo! Dove vai adesso? Devo andare, mi stanno aspettando, dai. Ma dove vai? Dove vai? Vai a fare il cinema, vai? Vai a fare il cinema? Il piacere, parte il treno. Stanno già tutti lì, trucidi. Posso andare. Certo che puoi andare, vai. Vado? Vai. Allora, vado. Vai. Vai pure, vai. Non sai recitare. Non dire cretinate. Ciao. Ciao. Per me quel sole che noi abbiamo aspettato per tanto tempo, quella notte a Ostia, e che poi spuntava dalla parte opposta, per me è stato un segno, un invito a capire. Secondo me, in questo periodo, noi stiamo sbagliando pressoché più o meno tutto. Siamo un po' scocciati, un po' delusi, un po' stanchi. Abbiamo smesso di fare politica attiva. Siamo contenti perché ci siamo liberati di questo peso. Cerchiamo di divertirci. Io sono un po' stufo, anche perché non mi diverto. Dobbiamo riuscire qui a fare qualcosa. Non come ora, che nessuno si fa gli affari suoi, ma non cambia nulla degli altri. Giusto. Penso che sbagliamo quasi tutto, nei rapporti con le donne, tra noi, con lo studio, in famiglia, nel lavoro. Io vorrei che noi parlassimo, veramente, per cercare di cambiarci, di essere diversi nei comportamenti dei nostri nonni, per essere, ma veramente, nelle cose di tutti i giorni, rivoluzionari. Come discorso inaugurale, penso che basti avanzare. Allora, per stare insieme potremmo fare una squadra di pallacanestro, oppure una rivista, aprire un barbiere alternativo. Ci chiamiamo con una data, 15 giugno, 20 settembre, 14 luglio. Ma sono tutte occupate le date. E allora dalla pallacanestro prendiamo il grido iniziale, quello che fanno tutti insieme. Ah!
rompi tu il ghiaccio. Parlaci di te. Della tua vita. Della tua vita. No. E perché no? Perché no. Ma non dobbiamo parlare delle cose importanti. Sì. E tu non ne vuoi parlare. Cesare c'ha un sacco di cose da dire importanti, sono sicuro. Michele, ma sei aggressivo? Sì, e perché non dovrei essere aggressivo, scusa? Flaminia. Piacere. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Vito. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ma è la tua compagna? No, mia moglie. Ciao. Ciao. Ce ne andiamo anche noi. Ciao. 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 Che sembra... Sì, però non... Intimidisce, eh? Mi intimidisci. Sai, tu mi intimidisci molto e sono innamorato di te. Volevo sapere se ci si poteva vedere per parlare un po'. Sì, noi due. Comunque sono molto bloccato, mi intimidisci molto. Sono innamorato di te. Sì? Ciao, come stai? Sì, senti, no, sono un po' bloccato. Ti volevo dire se ci si poteva innamorare di me. Ti volevo dire se ci potevamo vedere per innamorarci di me. Sono innamorato di te. Ti volevo vedere per parlarti. Sono molto bloccato, mi intimidisci molto. Sì. Ma secondo te Cesare c'entra con le nostre riunioni? C'entra con... io lo vedo un po' fuori dall'atmosfera, per lui... Senti, è tua? Sì. Vieni. Ti devo dire una cosa. Dimmela. Sì, ma mi imbarazza. Prima mi dici che mi devi dire una cosa e poi non me la dici. È peggio. Ma che vuol dire è peggio? È peggio, non sono contento di come sono fatto. Avevo pensato a questa cosa, invece di lasciar perdere, continuo e così non... Che cos'è questa cosa? Niente, era che mandava di fare l'amore con te. Hai visto, l'hai detto. Hai fatto tante storie. Non lo dicevo perché pensavo fosse impraticabile. Lo potevi dire subito. Mi imbarazzava. Adesso che l'hai detto sei imbarazzato. Lo ero perché pensavo fosse impraticabile come ipotesi. Ma è impraticabile? Beh, penso di sì. Beh, penso di sì, no, non lo so. Se l'avessi detto subito potevamo benissimo farlo. Ma adesso non capisco, hai fatto tutte queste storie. Non capisco cosa c'è sotto. Cosa c'è sotto? Non lo so, te lo domando a te se c'è un motivo. Il motivo è in se stesso e poi contesto bene. Ma che stai bene? Ci siamo visti una volta e già dopo un'ora te ne saresti scappato. Già comunichiamo così poco, figuriamoci facendo l'amore. Non lo so se c'entra, sai. Vabbè, ormai ne abbiamo parlato talmente tanto. Però non capisco il vero motivo. Te l'ho detto. Se c'è un motivo allora non vedo perché sì. Se non c'è un motivo non vedo perché no. Come sì e no? Non ho capito. Se c'è un motivo per cui tu mi hai chiesto di fare l'amore. Se c'è non lo facciamo. Se non c'è non vedo perché non dovremmo. No, aspetta allora, spiegami bene. Che ti è successo, Olga? Stai male? Me lo vuoi dire? Sì, sto male. Vuoi che usciamo? Non aspetto. Ma non vuoi che parliamo? Non stai bene qui. Da domani ti aiuto a cercare casa. Tienimi la mano. Ti dispiace? No. Anche a me ha fatto molto piacere sentirti. Purtroppo ora devo scappare. Casomai ci sentiamo fra un paio di giorni. Ti richiamo io. Sì, va bene. Io ti ho telefonato perché era tanto tempo che... non ci vedevamo. Sì. Ciao.
Ah, non lo so. Che fai? Usciamo insieme stasera? No. Io ti avevo chiamato così per sentirti. No. Ciao. Va bene, ciao. Ma che è matta questa? Uno telefona dopo tanto tempo. Ha detto che fra mezz'ora è qui. Mi ha fatto piacere parlare con voi. Sono stata bene, sono contenta. Olga, scusa, ma noi dobbiamo andare. Ma perché? Restate ancora un po'. Dobbiamo andare a sentire gli Intilimani alla Basilica di Massenzio. Scusa. Dov'è la mia borsa? Ma no. Andiamo? Kippe coppe pepe, balu! Kippe coppe pepe, balu! Kippe coppe pepe, balu, balu, balu! Vai, eh? Qualcuno potrebbe spiegare perché è scappato dal paese di origine. Ma se siamo tutti di Roma? Ieri sera sono stato molto male. Spesso faccio queste scene. Sto molto giù, vago per casa. Sbarro gli occhi, a volte mi guardo allo specchio, vado in bagno e apro il cassetto delle medicine, prendo quelle più pericolose. Ieri c'è stata una scelta medicolosa, poi sono andato in cucina e ho preso un bicchiere d'acqua. Non lo so, forse tutto questo risale a dei traumi infantili. Mi ricordo quando ero bambino, tanti anni fa. Fra mezz'ora bisognerebbe andare a trovare quei miei amici della comune. Ma bisogna andarci per forza? Beh sì, è importante. I problemi economici della casa uguale tragedia. Non ci stanno sempre i soldi alla fine del mese. Lavoro uguale problema scottante, soprattutto per Giuseppe e Saverio. Ci sarà una congiuntura economica verso novembre. La casa si sveglia al mattino alle 7:30. Limitare nel tempo le assemblee. Il problema è di convertire in lotta di classe un'esperienza basata genericamente sulla disgregazione della borghesia. Viene fuori la necessità di redigere un documento sui rapporti con l'esterno, i visitatori, gli stranieri, necessità di abitare insieme, difficoltà di inserirsi nelle istituzioni. Letture la domenica dalle 10 alle 11:30, ginnastiche, cambiamento di indirizzo nella spesa, porte e finestre del bagno blu. Gioca con lui. Che è solo? Povera me. No. Povera me che sono sempre in casa. Che sono frustrata. Ecco la parola giusta. Frustrata. Io la so, la conosco. Ogni giorno mi tocca di fare le stesse cose. Mi tocca anche di ubriacarmi per inventare qualche cosa di nuovo. Ero laureata e ho dovuto smettere di studiare per i figli. Potevo insegnare, non so. Non vorrei farlo cadere dall'alto, ma io potevo insegnare, non so. Allora ha ragione a dirmi che devo sempre uscire con Lucia e non esco mai. Sono abituata. Ho paura. Non ho voglia. Ma che fai? Parli da sola? Ma ti sei ubriacata? Allora? Sono ubriaca, con questo? Mica come voi, che vi bastano due bicchieri di birra per dire che fate i decadenti. La decadenza. Semi analfabeti.
Adesso tirate fuori ancora le festicciole. Tirate fuori Lucio Battisti. Mamma, ma che ne sai tutte le cose di noi giovani? Leggo l'Espresso e Panorama. Mi informo. Si è data una festa? No, nessuna festa. Sto facendo con Mirko e gli altri delle riunioni di autocoscienza. Hai presente l'autocoscienza che fanno le femministe, in cui si parla di cose di cui non si parla mai di solito, in cui vengono fuori... Hai presente? No. Ho capito. Quindi non capisci cosa stiamo facendo? No, per niente. Ecco. Non si capisce. Sto aspettando Valentina. Quando torna? Devi sempre vederti con qualcuno. Non sai stare a casa una sera sola a leggere un libro, sempre un disco. Mi fai sempre arrampicare. Ma perché tu? Ma che c'entri? Io ho un progetto politico in piedi con gli amici. E poi ho detto sempre mamma quando torno tardi. Tu continua a fare quello che vuoi, quello che preferisci, continua! Guarda che anche le sorelle hanno la loro sessualità. E se non lo sai ti informo, pure i genitori. Oddio, oddio mio! Questa è la ricompensa! Continua a fare il comodo tuo, continua. E vedrai se mamma e papà non si stufano in tutta questa situazione in cui fai quello che ti pare. Vedrai se ti concedono ancora questa libertà. E mamma sta sempre in pena. Tanto a te non te ne frega un cazzo. Brava, di pure le parolacce, che sono uno strumento di emancipazione. Si è diventati grandi quando si dicono le parolacce, si è diventati. Io alla tua età non avevo amici, non andavo sempre in pizzeria, non facevo sempre le due di notte. La mattina c'è chi mi prepara il caffè, cosa voglio di più? E la notte c'è chi non sa dirmi di no, cosa voglio di più? Voglio Anna, voglio Anna. Che spettacolo! Tu cosa vuoi? Voglio che lasci in pace mia sorella. Ma se l'hai fatta piangere per mezz'ora. Valentina può essere sgridata solo da me. Cretino. Sono suo fratello, appunto. Appunto cosa? Non lo so. Come non lo so? Se non lo sai tu. Lascia stare mia sorella. Comunque se ti viene l'Arcadia è facile. L'Arcadia la so, è facile. Arcadia lo sai che è un movimento, no? Un movimento vuoto. Poi bisognerebbe secondo me andarlo a ricercare. Nell'estetica e nella poetica, è chiaro, no? Comunque secondo me è priva. Nella poesia è priva di un contenuto, di un messaggio, non dà nessun messaggio, infatti. Comunque. Plutone rapisce Proserpina. Ento alsei e Persefone Paedusa, cai e ia e leuca crina drepomene, cai spudais paedicais, tus talarus cai tus colpus clerusa, cai tat erizusa uberbalestai te sluge. Alle 7:30 domattina ci riscaldiamo i muscoli e ci sciogliamo un po'. È Tele California, canale 71, Tele California per i giovani. I giovani amano, lottano, ballano, ma avviene anche per loro il momento della verifica. Marzia, 18 anni, maglione a collo alto, spigliata, una tipica esponente della sua generazione. Panoramica sulle scale. Affronta forse per la prima volta l'esame di maturità. Marzia, sei un filo di cotone. I tuoi capelli hanno l'odore degli agrumi di Sicilia, la Sicilia degli Sciascia e dei Guttuso. Paura? Incertezza? Quali le tue sensazioni oggi? Buongiorno. Buongiorno.
Come sta? Bene. Si sente a suo agio? Sì, sì. Non deve preoccuparsi, è un esame non tradizionale, un colloquio, uno scambio di idee. Anzi, forse per metterlo a suo agio sarebbe bene di cambiare questi tavoli, avvicinarci un po' al candidato. Ah, sì. Intanto possiamo... il collega si è già levato la giacca, io posso levarmi la cravatta. Non esageriamo. Spostiamo questo tavolo. Lei si accomodi pure. Io mi sposto qui, magari. Sì. Mettiamo questa qua. Tanto lei può firmare. No, così. Prego. Possiamo, sì. Sì. Allora l'esame può avere inizio. Mi pare che il candidato abbia portato una tesina su un poeta. Sì, le poesie di Alvaro Risa. Alvaro Risa? Si tratta di un poeta contemporaneo? Contemporaneo del terzo mondo? No, no, contemporaneo vivente. Alvaro Risa. Sono io il poeta. A disposizione. Vogliamo parlare del ruolo del poeta nell'oltretomba o del ruolo dell'oltretomba nella poesia. Oppure del ruolo della letteratura nella gastronomia. Insomma, con 30 anni mal governo democristiano, la situazione è quella che è, la situazione è insanabile. E che cos'è questa cosa del malgoverno? Come, scusi? Dico, cos'è questa cosa del malgoverno democristiano? Il malgoverno dei democristiani. E allora? Non è d'accordo? No. Non riesco a capire. Va bene, ci dica quanto è 2 alla meno 1. 2? No, 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 no. 2 meno 2, no, 2 alla seconda. Attento. Radice quadrata di 2. Un terzo meno 1. Ragioni, calmo. Un quarto meno un terzo. 31. 2. No, no, basta! Questa è una vera e propria tortura, eh! Ma scusi, cosa vuole lei? E soprattutto, chi è? Ma come chi sono? L'ho preparato io, l'ho preparato! Ciao. Che fate qui? Ciao. Ciao. Ciao, bello. Ciao, papà. Lei signorina cosa fa? Studia? Sì, studio. Mirko, ci prepari qualche cosa da bere? Metterò un disco di Gino Paoli. Lo sento spesso in questo periodo, per rivivere i traumi di 15 anni fa. Della gente che ti crede felice, invidia il tuo sorriso. Amare inutilmente, senza mai chiedere una parola, un gesto che voglia dire un po' d'amore per te, anche per te. Thank you.
di questo rapporto fra te e Flaminia, penso ne dovremmo parlare qui, nelle nostre riunioni. Sì, magari aspettando un pochino, non subito. Senti, sai cosa stavo pensando, Mirko? Io sono triste, tristissimo, però sono teatrale, vitale, tu sei triste, triste squallido. Secondo me viene fuori dai nostri discorsi tutto il vissuto dei personaggi piccolo borghesi. Potremmo farli pubblicare dalla casa editrice Savelli. Fa spesso questo tipo di cose. Del rapporto con una donna mi piace l'innamoramento e corteggiamento, la prima volta che si fa l'amore, anzi i preparativi della prima volta, e quando ci si lascia e restano i ricordi e la voglia di incontrarsi per poi non saper più cosa dire. Bene. Bene. Però penso non sia necessario andare al centro per parlare. Ho portato un registratore. Parliamo da dove siamo e registriamo. Ieri stavo con una mia amica, la conosco da poco. A un certo punto mi è venuto in mente che volevo fare l'amore. Lei non voleva, io mi sono scocciato. Ecco, penso che in queste occasioni, sempre, se alla fine della serata non si è scopato, l'uomo non è contento. Ogni nostro atto o comportamento verso una donna è finalizzato a questo, scopare sempre e comunque. Sono per una sessualità espansa e sudaticcia. Ma cos'è questo mezzo così meccanico, così freddo, che ci allontana invece di avvicinarci? Io parlo a voce, per me è meglio. Se non cominciamo da queste piccole cose, ma importanti, secondo me non andremo mai avanti. Sono geloso. Sono molto possessivo. Penso che non sia possibile avere un rapporto con una donna, con una persona, se non si fa qualcosa assieme. Ma che si deve fare? Io quando sto peggio mi ributto nello studio. Adesso sto seguendo 4 corsi e 2 seminari all'università. Ma forse ci vado solo per incontrare qualcuno. Ma io non vorrei che questo nostro vedersi sia quasi soltanto per sfuggire al fatto che non sappiamo stare da soli. Goffredo va all'università per vedere gente. I bar sono sempre pieni di persone che si muovono in branco. Qui vicino c'è una biblioteca dove ci si va soltanto perché è sempre piena. Io non mi metterei mai insieme a una donna che sappia giocare a carte. Non sono una persona normale quando sto con te. Sono nervosa. Sì, mi sento in colpa. Tu non dici niente, te ne freghi. Sei così serafico. Io una cosa la voglio tutta o non la voglio? Io che sono una gozza? Ma sta zitto. Senti, potremmo, tu Cesare e io tu e Cesare, scrivere ognuno la stessa storia dal proprio punto di vista, dalla propria ottica, poi raccogliere tutti insieme e far pubblicare da una casa editrice che di solito... Ma perché non ti chiedo mai di questo lavoro che fai in biblioteca? Mi interessa, non ci penso, mi interessa quello che fai. Ma come va con Cesare? Come va? Normale, bene. Normale. No, perché io sono geloso, possesso. Cosa? No, sono geloso. Ma cosa dici? Cosa stai dicendo? Ma cosa vuoi essere geloso? Come ti permetti? Flaminia, mi stai prendendo in giro? Stai scherzando? Ma che ti prendi in giro? Smettila! Stai scherzando? Comunque, l'ho detta a Cesare di questa storia. Lui sta d'un male. Sta male, non sta d'un male. A Milano dicono sta d'un male, sta d'un bene, il Giovanni, sta d'un bello, la Giovanna, sfigato. Ma in che senso gliel'hai detto a Cesare? Che fareste se io mi suicidassi? Bravo! Mirko! Mi levano i soldi dallo stipendio per la Gesca, le case popolari. Ma chi l'ha vista mai queste case? A Roma d'agosto si può anche morire. Ieri ho fatto una fila di ore a San Camillo. Con queste vecchine, col vestito nero, vengono da fuori, immobili ad aspettare, senza muoversi, così. Mi sembra che addirittura stiamo trovando un metodo, e un metodo che è giusto. Ognuno parla di sé a ruota libera,
Va bene. Però penso che la prossima volta sia giusto parlare di questa storia di Cesare, di Michele. Sì. Per la gente sono marziani i compagni che fanno politica. Noi invece andiamo oltre, diciamo di aver sbagliato tutto, che tutto è vecchio. La gente non capisce. Ma che discorsi sono? No, ti prego, Mirko, non mi aggredire. Ti sento aggressivo. Sì, che discorsi, Michele? Non ti capisco. Non arriva. Se permettete, io mi pongo anche il problema del pubblico, del rispetto verso il pubblico. Ho una percentuale sugli incassi. Cesare! Cesare, apri! Perché mi devi fare sempre questi ricatti? Ma che stai facendo? Faccio quello che posso. Vederci ancora in questo modo sarebbe rovinare tutto ciò che è stato. E cosa è stato? Ho capito, non vuoi fare tragedie, va bene. Hai capito? Mm? Hai capito? Cosa? Te l'ho detto prima, non ci dobbiamo più vedere. Tanto fra una settimana ti sarai scordato tutto. Vedi, Flaminia, io lo so, ne sono certo, che quando tu sarai arrivata al punto di saturazione del tuo rapporto con Cesare, io me ne accorgerò. Io lo so, mi alzerò una mattina con la netta sensazione, va bene, ciao. Tra 10 minuti inizia il film alla televisione. Ti ricordi? C'era anche Catherine Hepburn, ti è piaciuto tanto. Ti ricordi che anno era? Che cinema era? Non lo so. Avevi visto insieme? Sì. Non lo so. Non mi va di vedere la televisione. Mi sa che questa sera vado al cinema a vedere un film di guerra. Ma se ti era piaciuto tanto, non ti ricordi? Sì, perché non dovresti rivederlo, ma avevi anche letto quella critica lì sul giornale. Adesso papà, cos'è successo? Papà, ma guarda che bello, davvero! Mi taglio la barba e mi faccio crescere le basette. Mi faccio crescere delle basette lunghe così. Ti sei messo al buio. Ti si nota di più al buio, eh? Dobbiamo stare tutti qui a pregarlo di vedere la televisione con noi? Ma fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi, sai. Grazie per il permesso. Abbandono del tetto coniugale. Abbandono del tetto coniugale. Mi sembra incredibile, ma se siamo arrivati a tanto, non lo so. Abbandono del tetto coniugale. Partiamo prima, partiamo adesso, subito, partiamo. Dì a Valentina di venire con noi. Sì, sì, aspetto qui. Sono qui. Fate presto. Suoni qualcosa con la chitarra? Ma io non so suonare. Ah, già. Te resti a Roma? Sì. E i tuoi amici? Pure. No. No, Cesare e Flaminia forse vanno fuori. Mirko sta qui e poi parte a settembre. Va al Parco Nazionale degli Abruzzi. L'unico posto dove riesce a raggiungere l'orgasmo. Io non faccio niente, sto qui, devo preparare 2 esami. Tu che fai? Ma io adesso vado qualche giorno fuori con papà e mamma, poi... Poi vai in un campeggio su un'isola con delle amiche. Che ne sai? È vero? Sei dello Scorpione? Sì. Hai visto? Ma guarda che lo sai da 17 anni. Sì, ma io ho certe mie idee sui segni zodiacali che in qualche modo dovrò sviluppare, perché... Ma insomma, ci vediamo da 2 mesi? Quant'è che non ci vediamo? Un sacco di tempo. Tanto tempo. Dalla fine della scuola. Dalla fine della scuola? Ma noi mica ci vedevamo allora, non vedevo tanta gente io. Tu mi
piacevi molto. Come? Mi piacevi. Pure tu mi piacevi. Ti ricordi Renato? È andato a vivere in un casolare in Umbria. Certo sconta un forte isolamento culturale, però ha 60 pecore. Poi parla con i contadini, lavora. Lui sta bene. È andato via con altra gente dalla città. Io una vita così non so se riuscirei mai a farla, però è affascinante. Bella, si sta bene, in pace. Senti, ti va ad andare a trovare Caterina uno di questi giorni? Abita qui vicino. Ha avuto un bambino da 3 mesi. Era molto simpatica. Fa un sacco di tempo che non ti vede. E sarebbe contenta. Senti, che lavoro me ne ero dimenticato. Che lavoro fai? Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo. Concretamente? Non so cosa vuoi dire. Non sai, cioè, che lavoro fai? Nulla di preciso. Beh, come campi? Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose. E l'affitto? Vivo con mio fratello e non lo pago. Vabbè, dico i vestiti. Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti. Vabbè, il mangiare. Mi ospitano molto spesso. Questa sigaretta qui. Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato 2 pacchetti di queste. Ciao. Come ciao? Vai via? No, sono contenta di stare qui, vederti. Senti, lo sai che avevo pensato? Perché non ci andiamo una settimana in campagna? Potremmo, secondo me si potrebbe stare bene. Avrei proprio deciso di interrompere questo rapporto. Tu dirai perché. Perché? Perché non so stare insieme a una donna, perché sono fatto male, non do nulla alle persone. Mi disprezzo, sono fatto male, non ci riesco. Scusa, invece di disprezzarti, non ti passa per la testa che il rapporto è sempre da costruire? Che ci sono degli ostacoli che bisogna affrontare subito, senza fuggire? Sì, non, hai ragione, non ci riesco. Sono fatto male, mi disprezzo. Come sono fatto male, come sono fatto male. Queste litigate sono positive, sono momenti di crescita, di verifica di quello che stiamo facendo. Gigi Bombo! Gigi Bombo! Gigi Bombo! Ichi bombo! Ichi bombo! Questa è una cosa orrenda! Mostro! Questo è un cazzo! Hai cacciato via Cesari! Hai cacciato via Cesari! Hai cacciato via Cesari! Io ti do atto! No, 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 io ti do atto a te! No, un momento! No, un momento!
Guardiamo il filmato. Ah, vabbè. Enrico sta al mare. Ettore, ci siamo visti una volta al 71. Fabio. Gianni si è sposato e andato a vivere all'Euro. Giampiero, Giorgio. Quest'anno tutti restavano a Roma. Nessuno va in vacanza, Ciao Giorgio, come va? Senti, che fai oggi? Ah, ho capito. No, va bene. Va bene, ci risentiamo, ciao. Ciao. Ma magari quelli a cui telefono pensano che io sia un disperato. Hanno di me un concetto completamente sbagliato. Andreotti, l'Italia è il paese più libero del mondo. Prima negra Miss Universo, il sindaco la spunta sui nudisti. A Santa Teresa di Gallura le forze dell'ordine hanno allontanato i campeggiatori hippie. La popolazione minacciava una sommossa. Le trattorie aperte oggi, Amatrice, al Fontanone, allo Scipione. Dichiarazione dei redditi, Alberto Sordi vuole 30 milioni dal fisco. Della felicità, felicità nella festa. Il numero degli stand? 3. Pubblico? Ma guarda, i dati definitivi non mi sono stati ancora comunicati. Comunque per stasera prevediamo sulle 300-400.000, forse mezzo milione. Manifestazioni itineranti? Nessuna, una o due. Non è meraviglioso tutto questo? Il rock era in principio, il rock è tuttora. C'è anche un gruppo rock, per l'appunto. Sandro lo guida dal 67 inoltrato. I Fungos. Una definizione della vostra musica. Forse country bestia? Bestia senza country, direi. Un'altra domanda. Il tuo colore preferito? Color fungo metallizzato.
La svolta di Salerno, mi accennava oggi il compagno Etiope che ci siamo incontrati, lui mi faceva una cosa di questo genere, uno specchietto di questo genere. L'Italia dice che è il caos, comunque. Proprio anche leggendo attentamente Marx dice è inevitabile che l'Italia sia come sta, perché è un paese sottosviluppato. Nella catena del patto, della NATO, è il punto più debole. Poi l'amico mio ed io abbiamo fatto l'appunto molto particolare, molto strano. Tu sapevi che la Democrazia Cristiana ha basato il suo sviluppo? Guarda, questa è una cosa che mi ha sorpreso veramente. Eh? No, no, niente, che dicevi? Ha basato? Ha basato un certo tipo di sviluppo suo tramite l'imposizione della Fiat. Gli agnelli, le famose autostrade. Avevo pensato di venirmi a trovare. È stato benissimo. Ve lo ricordate, Mirko? Ciao, ciao, ciao. Che fate? Noi qui si fanno delle maschere, si pitturano. Belle, ti piacciono? Appio, Ariston, Ariston 2. Ma ti vado ad andare al cinema? Ah. Non c'è quasi niente. La storia. Oggi passeggiando per casa sono tornato nella mia stanza e mi sono ricordato della prima volta che ho scoperto la mia sessualità. Avevo 9 anni, mi ero appena fatto il bagno e stavo steso sul letto. Mi ricordo che improvvisamente a un certo punto capii una cosa. Capii che fino ad allora... Pronto? Ti sentiamo, continua. È molto interessante quello che stai dicendo. Sì, continuo. Io parlo di queste cose, ma naturalmente vorrei da voi un giudizio. Che mi diciate se sbaglio. Se dico delle cose che offendono le donne, che non sono corrette. Un attimo, mi dicono che c'è una telefonata urgente sull'altra linea. Puoi aspettare, richiamaci. A presto, a domani. Nella sublimità e nella certezza che tu esisti, che io esisto, che la vita esiste. Sono Luciano. La poesia si chiama Stelle vivide. Bene, Luciano. Senti, volevo farti una domanda. Tu hai amici? Ho avuto gli amici, quando tutto mi andava bene. Ma adesso Luciano non è più nulla. Ma se un giorno Luciano tornerà ad essere qualche cosa, perché io so che Luciano risorgerà, allora noi rideremo di questa situazione. Ci sono stati dei momenti in cui mi sono chiesto se Luciano valeva davvero qualche cosa. Ma poi ne ho presi 3 miliardi di bastonate. E allora crollo. Luciano, se ti interessa, c'è un messaggio per te di una ragazza che ha telefonato sull'altra linea. Si chiama Marina e dice che la tua poesia le è piaciuta molto. Senti, ti voglio dedicare una sciocchezzuola, una poesiola che ho scritto. Ne ho scritte 300 di poesie e anche 2 trattati di urbanistica e 1 d'arredamento. Scusa, faccio piano perché qui c'è gente. Quando mi chiami? Quando mi chiami, improvvisa fiorisce la speranza. I tuoi occhi sono la luce nel mio buio e al suono della tua voce, strette le mie mani nelle tue, dimentico chi calpesta il passero caduto e il mondo che riempie di paura questo cuore. Quando mi chiami, io esisto con te, perché tu esisti nella realtà del sole. Ho finito. Grazie. Arrivederci. Riprendiamoci la vita. I giornali conservati, non mi ricordo perché, non mi ricordo più, non mi dicono niente. La rivoluzione portoghese del 25 aprile. Il dibattito sulla presentazione o meno alle elezioni, un'altra batosta. Lettere sdegnate contro la censura cinematografica. Il nuovo testo della legge di polizia. Giornali, il 12° congresso. Caffè e latte. Allora. No, questa no. Le cartoline non valgono. Mi faccio tristezza a me, figuriamoci agli altri. Me la ricordo e lasciamo perdere. Questa qui è storica. A
5 anni ed è storica. Caro Michele, mi decido finalmente a scriverti, dopo aver pensato molto se era giusto o no e che senso avesse. Immagino che ti sembrerà una durezza inutile questa mia decisione di non vederti, ma secondo me il nostro rapporto era squilibrato dall'inizio e questa è stata la base da cui sono nati tutti gli errori seguenti. Tu non ti sei sentito amato e hai cominciato a reagire, ma che stai dicendo? Ma che stai a dire? Tu dici che sei autoironico, ma in realtà non è vero affatto. La tua cosiddetta autoironia è un modo per strozzare ancora di più il tuo stato d'animo, per amarti e farti amare. La verità è che tu pensi troppo a te stesso. Smettila di giocare ad Amleto, a Leopardi, all'adolescente Modì, coscienza del mondo, e comincia a essere te stesso. Ma io le scrivo una lettera. Sei stata con altre persone? Sì. Quante? 3. Madonna mia. Ma sono passati 5 anni. Li conosco? No, non lo so. Ma tu che fai adesso? Io che faccio adesso? Io ho passato il Capodanno da solo a casa, vado al cinema sempre da solo, ho pochi amici, ho smesso di giocare a tennis. Sai a cosa avevo pensato, Francesca? Avevo pensato che potevamo fare l'amore. Secondo me dopo tanto tempo potrebbe essere una cosa simpatica, affettuosa, tenera. No. Perché? Non mi va. Ma non è una cosa contro di te. Non è una cosa contro di me, tutti quanti gli altri. Ma che c'entra? Sei ridicolo? Ridicolo. Io e te, Francesca, proprio distanti anni luce, come ai tempi. Dico una cosa, la interpreti in una maniera opposta. Comunque non mi convinci. Dici queste cose in un modo particolare. Il Capodanno a casa, vado al cinema da solo. Non mi convinci. Non ti convinco? No. 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 Gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Magari. Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Sì, bravo, se non meriti Alberto Sordi, ciao! Se non meriti Alberto Sordi! E lui mi ha detto, e poi sono queste le cose che mi prostrano veramente, che mi buttano a terra. Certi guizzi poi, dice, guarda Mario, la democrazia cristiana, le carte, se le giocate tutte, al limite può ancora fare qualche giochetto, va bene, col PC, tutto sommato non ci avrebbe nemmeno la possibilità di una risposta armata. E perché? Dunque, ci hai fatto caso che le gallerie delle autostrade sono più strette della misura dei treni? Più strette della? Della misura dei treni. Un camion, un carro armato, un cargo di carro pesante, non può passare per queste gallerie. Mi segui? Ecco, io sono andato un attimo indietro con la mente, quando ho fatto Roma-Milano, Milano-Torino. E in effetti, ci aveva ragione l'Etiope. Un carro armato, da qui a Torino, sull'autostrada, non ce lo possono far passare. Ma guarda che ti sbagli. No, lascia perdere quei determinati tratti che ci sono quelle aperture incredibili. Ma per il resto, un carro armato sull'autostrada non ci passa da qui a Torino. È così, è così. Pronto? È così. È per te, l'ho scritta questa notte. Bravo. Vado a vivere alla comune. Vai a vivere alla comune? Sì, sono abbastanza convinto. Convinto? Sì. Allora vai via. Sì. E Olga? E Olga... Olga resta sola. Che c'entra? È certo che c'entra. Senti, perché la comune non ti porti pure Goffredo? C'è andare insieme tu e lui, eh?
Forse è un po' troppo dire che il nostro è stato un appuntamento con la storia, però io sono sicuro che qualcosa di importante ci sia in quello che abbiamo fatto. Almeno sono venute fuori delle tensioni reali. Io ho capito delle cose. La litigata andava bene. È un'esperienza che ci è servita. A tutti. Non cambio. Non lo so, non cambio. Non... Sono solo spaventato dall'idea di un altro anno con il servizio militare che non posso più rinviare, gli esami, le solite cose e tutto il resto. Anche se non sembra, per me è stata la cosa più importante che ho fatto negli ultimi 5 anni. Vi vorrei leggere un documento. Non importa. Comunque io vado a vivere alla comune. Meglio sei teste che ragionano sempre assieme di una che lo fa sempre da sola. Non ho capito assolutamente niente di quello che è successo in tutta questa storia. Mi dispiace. Niente. Assolutamente niente. Io dico solo questo. Forse il nostro errore è pensare che questi nostri circoletti romani siano tutto il mondo, tutta la realtà. Ce ne dovremmo andare in qualche altro posto. Sentite, cerchiamo di dare un senso. Perché non andiamo a trovare Olga? Stiamo un po' tutti insieme a lei, visto che in questi giorni sta un po' così. No, no, non mio, andate voi. Non ci riesco a stare con le persone che stanno male. Ho paura, fuggo, non mi va. Vi raggiungo dopo forse. No, ciao, arrivederci, ciao. Ciao. I giornali pubblicano questa mattina le previsioni sulle elezioni che non ci saranno. E vince la DC e vince di nuovo il PC. Che previsioni atroci. Per fortuna non ce la azzeccano mai. Per me sono pazzi. Anche se i pazzi la realtà la stravolgono, ma la capiscono. La capiscono, sì. Sì? Ciao, caro. Sì? Sì. Sì, aspetta, aspetta un attimo. Sentite, qui c'è Armando, dice se andiamo a trovare Olga. Non ci siamo mai stati quest'anno, voi siete d'accordo? Va bene? Allora andiamo. Andiamo da Olga? Andiamo? Andiamo da Olga? Oh, allora, un'ultimissima cosa prima di andare via. C'era la proposta di Bruno, mi pare, che diceva di andare da Olga, non so se ve la ricordate, che è un periodo che sta un po' male, e per cui chi vuole venire, dico, penso che gli farebbe piacere. Vabbè, poi c'è più. Thank you.
una cosa. Una cosa. Un rapporto essenziale. Non mi toccare i capelli, caro? Sì, cara. Puntualità. Ruoli definiti. Prestazioni professionali. Sì, sì, adesso andiamo da Olga, sì, sì. Il fatto è che non ne ho voglia. Non ne ho proprio voglia. Dodici. Sedici. Fellini, vero? Che bello. Ora che ciascuno può amarla, lei non si ricorda più. Thank you.